Nel 2000 è uscito un libro, l'opera struggente di un formidabile genio. Lo firma l'esordiente Dave Eggers. Sarà uno straordinario successo planetario. Negli Stati Uniti concorre per il Pulitzer, ne parla in maniera entusiasta il New York Times e Time Magazine fa anche meglio. Il libro ha una forte componente autobiografica. Una coppia di fratelli orfani lascia Chicago e prende la decisione giusta. Viene qui, a San Francisco, esattamente come l'autore, che 2 anni dopo apre questo negozio. 826 Valencia, uno dei tanti negozi a tema che aprirà in giro per gli Stati Uniti. Qui il tema sono i pirati, ma se c'entrate c'è molto molto di più. Spero non pensiate di poter fare a meno, che so, del repellente per calamaro gigante o del dado con cui potete prendere decisioni fondamentali della vostra vita o andare a controllare lo stato mentale del pesce rosso che è residente qua. Lasciate perdere la parte scherzosa, premesso che in America parecchi di questi oggetti vanno a ruba, ma è un problema loro. È quello che c'è dietro il progetto, ovvero sia nell'altra parte di ognuno di questi negozi a tema, che può essere le spie a Chicago, la fantascienza a Los Angeles e così via, c'è un servizio di tutoring che noi chiameremmo probabilmente di dopo scuola. Eggers proviene da una famiglia di insegnanti e ha sempre avuto attorno gente che ama insegnare. Ma venite a vedere che cosa succede nel retro del negozio, dove avviene l'attività di tutoring. Ragazzi tra i 6 e i 18 anni che sono aiutati a diventare degli scrittori. E nella maggior parte dei casi non provengono da famiglie benestanti, anzi. 826 Valencia, imperdibile.